Buonasera a tutti, siamo di nuovo qui con Ten to Ten, 10 domande lampo a scrittori e sognatori. Stasera siamo in compagnia di Elena Caterina Doria, art director, grafica, illustratrice. Elena realizza magnifici disegni con chine, penne e inchiostri. Vive con il suo compagno Max e la figlia Agnese in una fantastica casa sulle colline del Monferrato. Brunetta allegra, spumeggiante, ha sempre la battuta pronta e una risata che a dire contagiosa e dir poco. Ciao Elena, benvenuta, sei pronta per le 10 risposte? Prontissima. Elena, qual è il tuo artista preferito? Allora, dipende dal periodo, Paola. Il mio artista preferito al momento è un artista contemporaneo che si chiama Tomas Saraceno ed è un artista visionario che io adoro veramente. Però mi ispiro anche ad artisti del passato, quali Durer o tutti quelli del periodo Edo, quindi Hokusai, Rokusai. C'è un altro artista che amo moltissimo ed è poco conosciuto, che è Alberto Martini, ed è un illustratore sopraffino che mi è affine per il bianco e nero. Benissimo. E Elena, c'è mai stato un momento in cui hai pensato di mollare l'arte e tutto il suo mondo? No, mai. Anche perché io, assolutamente no. No, che poi si offende. No, allora, il mondo dell'arte, io non sono ancora entrata nel meccanismo così complesso qual è il mondo dell'arte, per cui non mi sono ancora, ci sono sicuramente dei meccanismi che ti schiacciano a volte, però nel mio caso ho sempre avuto solo del benvenuto e quindi no, non ho mai pensato di mollare questo Assolutamente. lavoro. Dammi il primo consiglio che ti passa per la mente. Via. Non cambiare mai Paola e continua così che sei un treno pazzesco. Grazie, grazie. Non me lo aspettavo. Niente. Elena, che cos'è il passato? Che cos'è il presente e che cos'è il futuro? La Peppa, che domandina. Dunque, Renuta. vediamo se allora, dunque, il passato è quello che ovviamente mi ha creata. Io devo tutta la mia infanzia, i miei genitori, le mie sorelle, ma il futuro è quello che aspetto con più gioia e con più anche trepidazione, con aspettativa, ovviamente. E il presente non lo considero, Paola, perché è qualcosa che è un attimo ed è già passato, e quindi per me non esiste il presente, diciamo così. Ti sfugge, sfugge. Sì. Dunque, la quinta domanda. L'arte in una sola parola. Meraviglia. Meraviglia, meraviglia. Il tuo peggior difetto. Ah! Ne ho tantissimi. Allora, diciamo che però il più eclatante è il disordine. Io sono una disordinata pazzesca e sono disordinata in tutto. A partire dal cibo, le cose che non trovo, le cose dove le metto. Passo, credo, il 40% della mia vita a cercare quello che non ho messo al posto giusto. Ci fosse mia mamma qui, direbbe, che è assolutamente vero, e quindi non fatela sentire a mia mamma. Ma detto questo, detto questo, devo dire che il mio disordine, è qualcosa che mi costringe a rimettere ordine, quindi a volte rimettendo in ordine trovo qualcosa che non pensavo di stare cercando. Elena, la parolaccia che dici più spesso? Minchia, io non dico parolacce, Paola, Basta, basta, basta così, quindi basta faccio così, come dico. ferma, ferma. Cosa fai se un gatto nero... Cosa fai, Elena, se un gatto nero ti attraversa la strada? Niente, lo chiamo, gli do un nome, diciamo così, perché probabilmente è il mio gatto e quindi io ho un gatto nero e altri cinque gatti di vari colori.
non sono superstiziosa, per cui sicuramente micio, micio, micio. Elena, cosa è per te un leader? Un leader per me è colui che ha un carisma pazzesco e quindi è qualcuno che sa guidare la gente, una massa di persone. Senz'altro è qualcuno che ha molta responsabilità in questa cosa. Non ci sono leader positivi, non ci sono, cioè ci sono leader positivi e ci sono leader negativi, ma credo che purtroppo oggi essere leader non è semplicissimo. Decima ed ultima domanda, quella che io poi faccio e pongo a tutte le artiste di Ten Ten. Jazz, Just Another Stage, ancora un'altra stanza. La tua altra stanza, Elena, quella più segreta? La stanza più segreta, guarda, io combinazione sogno sempre stanze. Io quando sogno sono sempre in una stanza che a volte è una cucina, a volte è un salotto, a volte è un corridoio, a volte molto piena, a volte molto vuota. Quindi penso che siano, che la stanza segreta sia in realtà il mio inconscio. Ed è qualcosa che attraverso i sogni è una stanza che mi dice sempre la verità, anche quella più scomoda. Fantastica. Abbiamo terminato, Elena, sei stata superba. Ten to Ten vi dà appuntamento alla prossima puntata con la prossima artista. Ten to Ten è a cura dell'assessorato alla cultura della città di Casale Monferrato. Io sono Paola Casulli. Oggi siamo stati con Elena Caterina Doria. Arrivederci a tutti alla prossima puntata. Ciao Elena. Ciao ragazzi. Ciao Paola. Ciao.